Babbo, amma pareggiata, 0-0. Non si può vincere sempre. Dopo 8 vittorie consecutive arriva il Parigi. Ma non male che amma pareggiato all'Inter contro la seconda in classifica. Così manteniamo le distanze. Siamo sempre primi. Rimane quello che fa Juve. Siamo sempre primi. Era importante dopo la partita col City riprendere bene, riprendere la marcia. Onestamente, a me il Napoli stasera è piaciuto, anzi, a stanchezza non si è vista proprio. Pareva che l'Inter era fatta partite in settimana. Insigne, che non era qua, ha fatto una bella partita. Diciamo, stiamo accusando un poco l'assenza di Milik, ma non perché Milik, dice, chissà che è un ottimo giocatore, torna presto, voglio perché da aspettare, perché Mertens poi va a benzina, la fanno o a giorno, sa da reposare un poco. Infatti Sarri, mi raccomando, mo in settimana cercammo poche, gli fanno pochi turnover, qualche più pensato, stunas, facciamo un po' di più. Però, onestamente, non mi è dispiaciuto di Napoli. Si è stata poco accertata, l'Inter secondo me ne ha fatto di rapporto, Handanovic, mamma mia, mi ha fatto che la parata con la Mertens. Se l'Inter non deve andare a vice a porta, probabilmente questa partita ce l'alzavamo. Ma non fa niente, sono soddisfatto perché a me nel primo tempo mi sono divertito. Il secondo tempo hai guardato solo Napoli, l'Inter si è venuto a fare partita, quello che va a fare, l'Inter si è venuto a fare più punto, però siamo ancora primi. Mi raccomando, abbiamo queste due partite in settimana, con dobbiamo giocare a Genova e poi con il Sassuolo, ma raccomando, dei vittori. E continuiamo a camminare, a correre con Maite Marotto. Noi siamo la lepre e visi di cacciatura. Amma fu. Mi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, lasciare un commento e iscrivetevi al canale. Forza, Napoli sempre. Magliucchistan e scudetta. Pane e pezzi a tutti quanti. All'Inter non ce l'hanno ci danno un ritorno, ci diamo da fici e buttiamo fino a San Siro, fino a Milano. Va bene?